Se nessuno parla io mi ricompenso il documento di Amnesty International, però forse è una di quelle cose. Allora, non sono istituzione e manco voglio essere. In questa piazza oggi sono presenti molti dei migranti che sono accolti alla Pasqua, tutti questi ragazzi del Bangladesh, i ragazzi del Mali, che non so dove sono andati a finire, se erano lì, sono dietro, sono qua, e che sono ospiti della Caritas. E alcune donne migranti che vengono dalla Nigeria, che sono arrivate, alcune le giovanissime ieri, e altre che sono qua ormai da mesi. Allora, io volevo chiarire una cosa. Dov'è il comune? Il comune è lì. Però noi non abbiamo mai visto il comune che ci venga a chiedere: che fate? Come state? Di cosa avete bisogno? Cosa hanno bisogno queste persone? Semplicemente penso che, visto che le persone vengono inserite dalla prefettura, pensano che non sono persone, sono dei numeri, vengono inserite lì. Avete da dargli da mangiare, i soldi vi bastano, cosa fate con loro? Mai nessuno. Questa credo che sia una delle poche esperienze comunali, anche in questa regione, dove non è mai stato istituito un tavolo di confronto. Non c'è mai un tavolo di confronto su niente, perché immaginatevi sui migranti se c'è un tavolo di confronto, ma che non andasse a sindacare, perché io credo che ci siano delle grandissime responsabilità politiche anche nel far sì che cresca in questa città un clima di rancore, di razzismo, perché quando non si dicono le cose, quando si accetta che questa città pensi che i migranti prendano tanti soldi ogni giorno, i migranti in questa città, tutte le persone che vengono accolte, prendono 2,50 euro al giorno. Penso che sia quello proprio il minimo pro capite in giro per il mondo, proprio il sottosviluppo totale. Bene. Arrivano come secondo voi? Con le Mercedes? Arrivano con i barconi? Arrivano quasi nudi? Come li vedete vestiti? Vedete dei telefonini meravigliosi, vedete degli orologi bellissimi, vedete delle camicie firmate, come dice la Lega, su questi giornali? Vedete delle associazioni che lucrano su queste persone? Allora, che questa politica, che chi conduce la politica in questa città non abbia il coraggio di prendere una posizione e raccontare la verità, che in questa città ci sono 40, 50, 55, 57 persone accolte fra uomini e donne che non hanno dato fastidio perché vivono in una situazione di inclusione che fanno però ogni giorno le associazioni, che hanno le volontarie, i volontari che fanno i corsi di italiano, li accompagnano all'azienda sanitaria, se nascono bambini abbiamo le reti per poterli vestire, allevare, ma la responsabilità, tantissima responsabilità del fatto che la Lega alzi la testa in questa città e dica delle schifezze in mani è responsabilità di un comune che sta zitto. Un giorno non dice la verità, non dice a questa città.